Buongiorno, eccoci qua, questa volta sul terrazzo perché c'è un po' di sole, per una nuova pillola sul bird gardening. Allora, parliamo di un argomento spesso controverso che genera di solito malumori negli appassionati, quando sospendere l'attività della mangiatoia. Bene, esattamente in questo momento direi, in maniera progressiva, chiaramente non da un giorno all'altro, ma conviene iniziare a ridurre progressivamente la quantità e la qualità del cibo offerto, affinché gli uccelli siano invogliati a spostarsi nei loro habitat. D'altra parte sentite come sottofondo i canti, gli uccelli ormai nidificanti, stanziali o parzialmente migratori stanno occupando i loro siti e quindi è bene che si allontanino anche da quella congregazione di animali che è la mangiatoia. Perché tutto questo? Ma sia per motivi etici, sono comunque sempre animali selvatici che noi abbiamo aiutato in una fase della loro vita, autunno-inverno, e anche per motivi proprio di salute degli uccelli stessi. Tutti noi vogliamo il bene di questi animali e quindi continuare a fornire dei cibi ricchi di grassi in animali che hanno bisogno, ad esempio, di altro in questo momento, ovvero di proteine, può essere controproducente. In più, con le temperature che si alzano, anche le famose palle di grasso tanto amate dalle cince, ad esempio, iniziano ad avere difficoltà nella conservazione, possono irrigidirsi e quindi diventare pericolose. Io a tal proposito vi volevo leggere un piccolo passaggio dal libro sul bird gardening che ho scritto, proprio inerente a uno studio che ha dimostrato in maniera abbastanza incontrovertibile che gli uccelli sanno perfettamente cosa è meglio dare ai loro pulcini quando allevano. Bene, allora, il tratto, è il seguente. Per convincere anche i più incalliti, o se preferite generosi, tra i lettori che non vogliono sospendere la stagione delle mangiatoie in primavera, si può citare uno studio britannico molto interessante. Io l'ho trovato su Birdwatch, che è una rivista divulgativa, il numero 300, a pagina 66. Questo studio ha avuto per oggetto la cinciarella e la cincia allegra. Appena nati, i pulcini sono alimentati con bruchi, quindi le larve delle farfalle, che in questo momento sono ben sveglie e si stanno già riproducendo. Ma man mano che passano i giorni, la percentuale di ragni, ebbene sì, di ragni, aumenta fino ad arrivare a un picco del 75% della percentuale di insetti e di invertebrati che vengono portati al nido per alimentare i pulcini. E questo capita verso il quinto-sesto giorno. Il loro numero torna a scendere fino ad arrivare a un minimo del 5% nel momento in cui cinciarelle e cince allegre stanno per uscire, ben sviluppate, stanno per uscire dal nido e involarsi. E questo perché? È stato visto che nei ragni c'è un contenuto altissimo di taurina, che è un amminoacido che viene utilizzato, diciamo, nello sviluppo del sistema nervoso e cardiovascolare. Quindi nella fase di sviluppo più veloce, diciamo, e più importante di questi pulcini, i genitori sanno perfettamente cosa offrire a loro, variando la dieta in base al momento dello sviluppo degli uccelletti stessi. Quindi capite che continuare a dare cibi artificiali, possiamo dire, o comunque non idonei, può generare dei problemi nello sviluppo dei pulcini. Bene, spero che sia stata utile. Vi ricordo come al solito che se scrivete una mail potete ricevere il libro con una dedica, ma anche con un disegno di Federica Bosco. Grazie.